Ciao amici di Liberi TV, oggi siamo con Manuela De Iulis, un ex professionista che adesso, che in quest'anno e nei precedenti anni ha avuto modo di partecipare al Giro E. Manuela ci parlerà un po' di quella che è la sua esperienza nel Giro E e ci dirà le differenze tra pedalare una bici elettrica e pedalare una bici muscolare. Vai Manuela! Ciao a tutti! Sono una ex ciclista, diciamo che la differenza tra pedalare su una bicicletta da corsa normale e un'e-bike c'è molta, però è comunque un'esperienza bellissima perché comunque l'e-bike ti permette, permette a tutti quanti di poter pedalare, anche di affrontare delle salite che comunque con una bicicletta senza pedalata assistita sarebbe anche impossibile. Tu l'anno scorso, Manuela, hai fatto tutto il giro, 2 anni fa hai percorso tutto il giro, corretto, e come ti è sembrata questa esperienza, cioè pedalare tutte le tappe del Giro d'Italia con una bici elettrica? È ugualmente dura? Sì, è stata un'esperienza bellissima perché comunque giri tutta l'Italia. È anche un'esperienza molto dura perché non è come tutti pensano che pedalare su una bicicletta assistita non comporti fatica, anzi comunque a 25 orari il motore si stacca, quindi quando becchi le tappe di pianura fai veramente tantissima fatica perché la bicicletta pesa molto. Sì. Grazie a tutti, ciao, un saluto.